a tutti e bentornati alla nona serata di questo meraviglioso torneo Sognare con i piedi. Piedi. Bene, abbiamo alle spalle i giocatori che hanno appena terminato la partita Italia contro Brescia, una partita molto sentita, molto viva, giocata fino all'ultimo minuto. Adesso la nostra amica Elisa, scusate, volevo dire Chiara, Chiara Elisa, Elisa Chiara, ormai vabbè, li intervisterà un attimo per capire com'è andata. Allora ragazzi, un commento a caldo? È stata una partita sicuramente giocata ad alto livello dal primo all'ultimo minuto e molto divertente. Bellissima partita, alta intensità, loro più giovani, quindi ci hanno fatto correre stasera. Viaggiavano il doppio. L'età che d'altronde, frega. Vi siete divertiti? Sì, d'altronde a giocare a calcio ci diverte. Bellissimo. Sì, ha ragione. Bravi ragazzi. Grazie mille. È da poco terminata la partita tra la squadra dell'Argentina, gli All Blacks. Nel frattempo qualcuno qua sotto i nostri pesi si sta ammazzando. E siamo riusciti a rubare al mondo dello sport uno dei grandissimi protagonisti di questa edizione calcistica, il nostro amico Willy, che fa parte del team degli arbitri, che ci aiuterà a dare uno sguardo più tecnico sulla partita appena conclusa. Prego Willy. Buonasera a tutti. Niente, dal punto di vista tecnico la gara è stata piuttosto equilibrata. L'Argentina sicuramente, avendo due risultati su tre, l'ha giocata un po' più sul velluto, e mentre l'All Blacks doveva cercare di vincere perché aveva perso la prima partita. E solo che in tante circostanze della partita è sembrata un po' nervosa, è arrivata parecchie volte davanti al portiere, ma tante volte si è un po' persa. E niente, alla fine è passata l'Argentina e... Eccoli qua, raggiungeteci che siete in diretta, forza! Venite qua, eccoli qua, grandi. I protagonisti della partita. Dai, abbiamo l'arbitro che sta commentando le vostre azioni, i vostri movimenti. Questa sera siamo onoratissimi, a dir poco, di aver presente qua con noi il nipote di Gianluca Vialli. Niente poco di meno che Riccardo Vialli. Grazie. Sei veramente di cuore per la tua presenza. Grazie a voi. Gianluca Vialli, campionissimo per il favoloso e irripetibile scudetto della Samp del 91. Mi confermi? Sì, confermo. Sto dicendo confermo. Tutto corretto? Spero ripetibile, ma va bene. Lo speriamo anche tutti noi tifosi di vero cuore. Dei grandi gemelli del gol Vialli e Mancini, chi non se li ricorda. Allora, per iniziare, Riccardo, vuoi un attimo raccontarci o parlarci della fondazione Vialli Mauro, che sappiamo avere uno scopo e un'affinità molto importante, molto grande? Sì, certo. Allora, la fondazione Vialli Mauro nasce nel 2003, se non ricordo male, da un'idea di mio zio Gianluca e da Massimo Mauro, che hanno deciso di mettere energie, tempo e denaro nella ricerca contro la SLA e il cancro, che sono due malattie che ancora oggi non hanno cura, ma che grazie anche al loro contributo stanno proseguendo nella ricerca per una cura per questi brutti mali. Un grandissimo progetto e grandissimi obiettivi. Assolutamente. Allora, ricordiamo a tutti che venerdì sera Riccardo sarà ancora qui con noi, in mezzo a tutti noi, e consegnerà a tutti i partecipanti e giocatori di questo torneo il libro scritto da suo zio, il libro dal titolo Gol. Questo libro è particolare perché contiene 98 storie sportive, ovviamente, più una fondamentale che è scritta di suo pugno, partendo dalla sua vita, dal suo vissuto, che fa da conclusione a questo libro. Di grandissima ispirazione per i giovani, per tutti coloro che hanno dei grandi sogni, dei grandi progetti e delle grandi ambizioni, non solo nell'attività sportiva ma nella vita di tutti i giorni.
mi confermi che la sua storia, il suo racconto finale parte proprio da un vissuto sofferto di malattia che ha ispirato probabilmente questo suo racconto. Sì, lui ha pubblicato questo libro quando ha detto di avere questa brutta malattia e sin dall'inizio ha voluto essere di ispirazione per gli altri, per far sì che la gente non si arrendesse davanti alle difficoltà, ma che continuasse e che a loro volta fossero di ispirazione per le generazioni a venire. Un grandioso messaggio. Credo che non ci sia molto altro da aggiungere. Mi raccomando, vi chiediamo di sfogliare questo libro, acquistarlo, comprarlo, portarvelo con voi durante le vacanze estive, perché può essere di grande ispirazione e di grande riflessione. Quindi mi raccomando, vi attendiamo giovedì per la semifinale e venerdì per la finale con ospite Riccardo Galli. Grazie. Grazie a voi e a presto. Grazie, un abbraccio a tutti e buona serata. Da Riccardo è tutto, dalla Leotta è tutto. Alla prossima. Alla prossima. Grazie. Scusa Riccardo, scusa. Vieni, io ne approfitto della sua presenza, continuo a ritirarmelo a me ovviamente, perché stasera siamo delle donne fortunate. Ricordiamo quindi a tutti i partecipanti, a tutti i giocatori e non, di presenziare venerdì, perché riceveremo, grazie al nostro amico Riccardo, questo grandissimo libro. Tutti, dalla prima all'ultima squadra, non potete mancare. E adesso di con me, rimanete connessi e punta il dito. Rimanete connessi.